Salve, buon pomeriggio a tutti e benvenuti alle dirette del Gatto e la Volpe. Il Gatto e la Volpe è un progetto educativo innovativo volto alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e in generale volto alla risoluzione dei conflitti. È stato realizzato in collaborazione con Cantiere Giovani, ambito N17 e finanziato dalla Regione Campania. Hanno partecipato a questo progetto 20 classi delle scuole dei comuni appartenenti all'ambito N17, in particolare l'Istituto Comprensivo Colombo di Trattaminore, l'IPIA Michele Miglio di Trattamaggiore Grumonevano, il Liceo Classico e delle Scienze Umane Francesco Durante di Trattamaggiore e il Liceo Giordano Bruno di Grumonevano. Questa fase di dirette, dopo la prima fase laboratoriale, è appunto dedicata ai diritti umani in generale e ai diritti umani negati nello specifico e prende ispirazione dalla strada dei diritti, che è questa galleria d'arte collettiva a cielo aperto che si trova in Vico Sesto Durante a Frattamaggiore. Oggi siamo in compagnia della quarta A del liceo artistico Giordano Bruno e i ragazzi hanno scelto di parlare, di trattare il tema del diritto alla casa e a vivere una vita dignitosa. Intanto buon pomeriggio ragazzi e grazie mille per essere qui con noi. Buon pomeriggio. Salve, buon pomeriggio. Bene, entriamo subito nel vivo della diretta. E quindi, insomma, chiedo a Ivan di parlarci un poco, di spiegarci, insomma, di introdurci a questo diritto negato. Allora, buon pomeriggio e benvenuti in questa live organizzata appunto dall'associazione Il Gatto e la Volpe e dalla classe quarta del liceo artistico Giordano Bruno. Oggi appunto discuteremo dell'articolo 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, ovvero il diritto ad un'abitazione e ad una vita dignitosa e come quest'ultimo venga spesso negato sotto gli occhi dei cittadini. Prima di iniziare appunto il nostro dibattito, però, vi mostreremo un video riguardante l'argomento ed è stato appunto realizzato completamente dalla nostra classe. Bene, grazie mille Ivan, grazie mille per questa introduzione, insomma, all'argomento e al diritto e grazie, approfitto adesso per ringraziare, insomma, il lavoro di tutta la classe e anche di chi si è occupato appunto di realizzare il contenuto video. Quindi, insomma, ti ringrazio e noi ci rivedremo dopo, Ivan, grazie mille. Intanto, vi comunico, come sapete, queste dirette si formano di due parti, insomma, un dibattito sul tema dei diritti umani e un contenuto multimediale, che hanno realizzato i ragazzi e quindi adesso chiedo alla regia di mandare appunto il video per poterlo guardare insieme. Questi mesi la pandemia ha scavato un solco molto profondo nell'economia mondiale, ma in particolare nel nostro paese. In meno di un anno l'occupazione italiana è stata stravolta, comportando nuove condizioni di lavoro e la conseguente crisi di moltissimi settori.
penso che abbiamo un po' di problemi tecnici con l'audio. Ma siamo in diretta, può accadere. Quindi magari possiamo provarci dopo a rimandarlo. Cioè, intanto cerchiamo un attimo di risolvere. Mi dispiace che non si veda bene, quindi vorrei che si vedesse per bene il lavoro che avete fatto. Quindi magari se siete d'accordo possiamo andare avanti, insomma, con i contenuti del dibattito e poi ci prendiamo un momento per far vedere per bene il video. Quindi, insomma, intanto vi do il benvenuto, visto che ci sono altre due nuove facce, quindi benvenute ragazze. Grazie. Grazie. Grazie per essere qui con noi. Dunque, da quello che abbiamo potuto vedere brevemente, insomma, un po' dal video, però che vedremo meglio quando lo potremo fare, praticamente è stata fatta una panoramica. Su quella che è la situazione un po' attuale, che riguarda le persone che non hanno una dimora, legata anche al periodo post-Covid, no? Quindi questo è quello su cui vi siete un pochettino concentrati. Non vorrei rubarvi altro tempo ai vostri interventi perché so che ne avete molti, quindi vi lascio subito la parola rispetto a questo. Inizia Luca. Grazie mille. Vorrei dire che se il fatto di cronaca più grave riguardo a questa situazione è stato appunto il ritrovamento a marzo dell'anno scorso, un senzatetto morto di freddo. Abbiamo trovato qui a Napoli e questo tipo di evento può accadere, è molto frequente. Sicuramente non è il primo né l'ultimo. Questo accade anche perché il governo presta un poco attenzione a quanto riguarda il. A quanti, a quasi, a quanti, a quel che riguarda il senza tetto, il vagabondo. Non so che dire. Certo, assolutamente sono d'accordo con te, cioè non ci sta proprio, come dire, un tessuto sociale in grado di prendersi carico di questo fenomeno, del fenomeno dei senza fissa dimora, senza tetto, insomma, clochard, come ci sono tantissimi modi per chiamarli, quindi ne hanno inventati tanti per cercare di essere quanto più politicamente corretti, quindi tranquillo. Il problema dei senza tetto, secondo me, è stato, cioè, secondo me, secondo tutti, è stato sempre presente sul territorio italiano, ma così in tutte le altre parti del mondo, perché basti pensare all'esempio di Skid Row, che è un quartiere di downtown a Los Angeles, in California, dove appunto tutti i senza tetto sono costretti ad accalcarsi e rifugiarsi sui marciapiedi, costretti anche dalla polizia, anche con la violenza. Il problema del senza tetto in sé, purtroppo, con l'arrivo della pandemia, è stato arginato sia dal governo che dai media, perché appunto si è avuto il bisogno di far spazio, diciamo, all'emergenza Covid. E secondo me, però, questo argomento non viene trattato a dovere dai media, quindi dai telegiornali. Si dovrebbe avere molta attenzione su questo diritto che è importante. Certo, Anche assolutamente. perché diciamo che molte persone si ritrovano per strada costretti a esserci per strada perché o scappano di casa perché si ritrovano in condizioni totalmente pessime perché alcuni vengono anche abusati sia sessualmente che verbalmente che mentalmente nelle case e quindi autonomamente decidono di pur di perdere, diciamo, un posto al caldo e al chiuso, di ritrovarsi per strada. E fondamentalmente il problema del nostro paese è che molti si ritrovano in queste condizioni perché ci sono pochi posti a dormire nei rifugi e quindi si ritrovano per strada e l'unica loro fonte di calore è, sono coperti o comunque più piumoni che riescono a trovare loro stessi per strada. Basta ad esempio pensare a Via Toledo qui a Napoli oppure alla Galleria Umberto I dove molti sulle scale anche di chiese si accampano per poter anche chiedere l'elemosina. Infatti la categoria appunto dei senza tetto comunque è una categoria che noi possiamo definire a rischio, non solo durante appunto il periodo di Covid, ma in generale anche prima appunto del Covid, diciamo i senza tetto sono sempre esposti, diciamo, più degli altri alle malattie di tutti i tipi, a volte fanno comunque uso di sostanze, per cui diciamo sono una categoria veramente a rischio, tralasciando appunto il fatto che non avendo una casa di solito di
d'inverno, appunto, ritroviamo scene come quella nella Galleria Umberto, appunto, di persone che muoiono di freddo e non c'è, penso non ci sia niente di peggio. Fortunatamente, nonostante sì, lo Stato comunque non ci pensi più di tanto, anche magari preso appunto da questa emergenza Covid, fortunatamente comunque ci ritroviamo delle associazioni che danno il 100%, delle persone, dei volontari che comunque, diciamo, passano le loro giornate a distribuire coperte, cioè comunque alimenti caldi. Certo, certo. Ci sono proprio delle, a parte dei presidi previsti dallo Stato, insomma, ma ci sono proprio una serie di enti del terzo settore che si occupano proprio di fare attività di strada, di quello che stavi dicendo tu. Quindi non solo con la distribuzione di pasti, di coperte, a volte anche facendo informazione per queste persone. Non so se avete sentito del fatto che molti comuni italiani utilizzano una strada fittizia, una strada che non esiste, per poter registrare all'anagrafe senza fissa dimora, perché sappiamo che chiaramente loro, non avendo una residenza, non possono accedere ai servizi di base della previdenza sociale, quali, che ne so, la sanità pubblica, non possono avere un medico di base, non possono, magari qualcuno che è più anziano, che avrebbe diritto alla pensione sociale, quella per anzianità, diciamo, non può averla perché non ha una casellina dove inserire l'indirizzo di residenza e quindi non può avere a volte nemmeno i documenti per questo. E un grandissimo atto di civiltà e solidarietà è quello di istituire, da molti comuni l'hanno ormai è prassi, di mettere una via che non esiste, che hanno creato apposta per loro, in modo tale da scrivere qualcosa al campo residenza per poterli fare accedere a questi servizi di base che dovrebbero essere quelli garantiti a tutti quanti. E il secondo tema, sempre legato a questa tematica, è proprio il problema del virus che ci ha accompagnato in quest'anno. Tanto è vero che non solo ha distrutto ancora di più le condizioni dei senza tetto, ma anche delle famiglie comunque benestanti dell'Italia. Tanto è vero che molti si sono ritrovati a dover chiudere i propri negozi, tra cui pizzerie o quant'altro. Quindi ha, diciamo, portato sia alla rovina di famiglie italiane, ma alla rovina di tutta l'economia dell'Italia, e si è cercato di andare a sensibilizzare anche tramite i social media andare a sensibilizzare questo argomento riguardante i senza tetto. Infatti, quando i social media è esploso il motto "restiamo a casa, io resto a casa", si è notato che tante persone non potevano permettere, non tutti avevano una casa, quindi non tutti potevano permettersi di stare a casa, e quindi dovevano in ogni caso, come unica chance avevano quella della strada. In più c'è proprio una videomaker che ha documentato tutta la prima quarantena del Covid, ovvero Joanna Ambros, vabbè, non lo so pronunciare, no? Che ha fatto video documentando per tutte le strade vuote di Milano durante la prima quarantena del virus, dove le condizioni ovviamente erano pessime. In più, soprattutto i giovani che già non avevano una casa si ritrovavano a dover affrontare anche il virus. E quindi vari comuni dell'Italia hanno cercato comunque di arginare questo problema, cercando anche di riuscire a trovare più posti letto e anche dei luoghi magari anche abbandonati per poter creare altri rifugi così da aumentare i posti letto. Però non è stata neanche questa la problematica principale, ma proprio il fatto che in Italia è dal ben il 2014 che non viene fatta nessuna indagine, non abbiamo dati certi di quante persone effettivamente non hanno una casa, non hanno un posto dove per l'appunto dormire e quant'altro. Quindi si sta cercando anche di andare proprio a rimarginare questa mancanza, e si sta cercando anche di voler mappare, tanto è vero che già qualcuno ci ha provato in Germania, a mappare quante effettive persone nelle varie zone sono senza tetto.
Intanto vi leggo un commento che arriva da Rosa l'Episcopo, dice bravi, quindi mi associo. Sì, sì, è giusto quello che dici Monica, nel senso che non c'è proprio un servizio, anche perché è molto particolare la situazione, no? Essendo delle persone chiaramente che sono senza fissa dimora, sono persone che non sono stabili, quindi diventa proprio difficile effettuare un'opera di mappatura, perché sono persone che possono essere più o meno mobili sul territorio, magari spostarsi quando una situazione non è più favorevole e potersi accampare. E questo capita spessissimo, no? Anche perché molto spesso, come dire, noi siamo anche una popolazione molto perbenista, no? E borghese, e quindi quando si vedono senza fissa dimora per strada, c'è cioè chi chiama, la polizia li fa sgomberare, però chiaramente non è che si trova il problema, si ricerca di risolvere la fonte del problema, ma semplicemente diventa una questione quasi decorativa, no? Non lo voglio vedere, mi dà fastidio vederlo, levatemelo davanti, più o meno così che funziona, no? Purtroppo. Diciamo, delle volte siamo un po' egoisti noi essere umano. Sì, purtroppo sì. È vero su questo punto di vista, perché ormai la società sta molto andando sul più importante è l'apparire che di come è veramente l'uomo. Ciò tende sempre di più a dimostrare ciò che non è, però ciò che si vuol far vedere dagli altri. Quando riguarda sempre il fattore della pandemia sul lavoro, su cosa c'è è accaduto, diciamo che la pandemia non ha fatto altro che accentuare la situazione critica, la situazione economica critica già data da alcune famiglie. Per esempio, molte attività hanno chiuso oppure hanno dovuto licenziare personale per rimanere sempre sul guadagno. Diciamo che, come ho detto prima, le persone tendono molto più all'apparire, cioè tendono sempre di più a guadagnare, anche in una crisi dove non si mettono nei panni di chi sta licenziando, ma tendono sempre al guadagno. Certo, certo. Poi, non so, insomma, facendoci un poco anche alle nostre zone, magari in provincia non tanto, perché non ci... Oppure ci sono dei casi, però non tantissimi come magari nelle grandi città, no? Avete mai fatto caso al fatto che spesso si trovano le persone senza fissa dimora, insomma, a chiedere l'elemosina o semplicemente a stare con i cani? E che le persone sembrano quasi essere più... come dire, avere più il pensiero ed essere più in empatia con il cane che con l'essere umano? Questa è un po' una contraddizione, no, della nostra società, e ho visto tante persone magari dare 5 euro alla persona che era lì a terra e dire fai mangiare il cane. E questo, ok, sì, siamo felici che ci interessiamo, insomma, di tutti gli esseri viventi, però è un po' assurdo, no? È un po' contraddittorio questo gesto, eppure pare che non ce ne rendiamo manco conto, no? Ma infatti la nostra società oggigiorno purtroppo è fatta di tante contraddizioni e finto pervenismo, quindi si punta troppo all'apparire ma non si va mai all'essenza delle cose. Posso concordare con questo, su questo con Luca. Inoltre posso anche aggiungere che comunque la pandemia di quest'anno e dell'anno scorso non ha reso le cose facili per nessuno, poiché molte persone, perdendo il lavoro, anche se benestanti, non hanno potuto pagare il proprio affitto e si sono trovate a vivere in mezzo alla strada. E questa condizione si è estesa persino ai giovani, che sono diventati addirittura più vulnerabili, poiché già è presente tanta disoccupazione giovanile sul nostro territorio, infatti si parla sempre di fuga di cervelli, no? In più tutto questo ambaradan, diciamo, del Covid ha complicato molto le cose. E si può dire ad esempio il caso di quel ragazzo che per colpa della pandemia non si è potuto trasferire in casa sua e che ha dovuto vivere in macchina per mesi. Se non mi sbaglio fu un servizio anche mandato alle Iene, quindi una cosa certificata, diciamo. Per fortuna c'è però alcune persone di buon cuore, ci possiamo contare su queste brave persone che si sono date da fare
E hanno, diciamo, cercato di aumentare i posti letto nei dormitori, però comunque il problema continua a persistere, se non a peggiorare, purtroppo. Anche perché comunque anche aumentando i posti letto all'interno dei dormitori, comunque durante un'emergenza sanitaria è anche un po', cioè si cerca di aiutare, però involontariamente si va anche contro l'altro problema, che è quello del virus, che appunto che con la vicinanza si espande, diciamo. Per cui involontariamente è un problema anche di spazio, che magari per quanto ci siano dormitori, eccetera, in questo periodo storico in cui appunto c'è un'emergenza, un'emergenza sanitaria in corso, magari anche mettere più persone all'interno della stessa stanza le si mette in pericolo. Per cui è un po' volendo fare del bene, involontariamente si fa del male magari a una persona. E sì, mi trovo d'accordo anche con quello che ha detto Luca per quanto riguarda il fatto che comunque si pensa molto di più all'apparire. A volte noi italiani ci lamentiamo del fatto che l'Italia non è tanto bella quanto magari altre città del mondo, come New York, come la California, perché si dice che la qualità della vita sia migliore perché le strade sono più curate e soprattutto non ci sono i senza tetto. Questa è una cosa che ho sentito dire moltissime volte ed è sbagliata fondamentalmente, perché qui appunto si pensa più ad un fattore estetico del territorio piuttosto che andare alla base e risolvere il problema, che è un'altra cosa. Certo, sono d'accordo con tutto quello che dite, anche perché mi colpisce molto pure il caso che avete citato, no? Quello che citava prima Ilaria, è il fatto che gli interventi che si verificano a sostegno, no, di questo tipo di persone siano sempre degli interventi di singoli individui o comunque magari di associazioni che si mobilitano a volte molto anche per volontariato, per buon cuore, come avete detto voi. Ecco, questa forse è qualcosa che ci fa ben sperare, insomma, nel futuro dell'umanità, nel senso che ci fa piacere sapere che ci sono persone che sono ancora disposte, sono generose, sono empatiche, però d'altro canto ci fa rendere conto di un problema, che ci dovrebbero essere dei servizi appositi fatti da persone professioniste che lo fanno per mestiere, che quello è il loro lavoro, che siano soprattutto statali, perché un problema che riguarda la società è un problema di tutta la società e se ne deve far carico. E quindi il fatto che invece gli interventi di aiuto, tra virgolette, o di risoluzione dei problemi siano a chi lo vuole fare o a chi lo può fare con la propria generosità, ecco, questo ci fa capire che siamo forse carenti in un tessuto sociale organizzato. Anche perché appunto c'è il volontariato, ci sono anche molte persone che magari vorrebbero fare volontariato, ma appunto come hai detto non se lo possono permettere, anche perché fare volontariato è comunque gratuito, per cui una persona che comunque spende il proprio tempo per dare aiuto agli altri magari poi non ha tempo di guadagnarsi da vivere. Per cui anche spesso si dice che il volontariato lo faccia chi ha veramente le possibilità economiche per poterlo fare. E penso che appunto questo sia sbagliato, dovrebbe essere appunto una questione anche dello Stato, appunto pagare le persone o comunque dare sostegno economico alle persone che cercano di aiutare gli altri. Certo, poi è normale, il volontariato chiaramente significa dedicare del tempo oltre quello che tu hai da fare normalmente nella tua vita, no? Quindi chiaramente è qualcosa che tu fai in più, però non si deve sostituire allo Stato e a quello che deve essere stabilito, a un servizio stabilito chiaramente, e come un pochettino il senso di fare volontariato, magari per dare una mano, che ne so, in un percorso di supporto scolastico per bambini, ma chiaramente non ti puoi sostituire agli assistenti sociali, ecco, per intenderci, cioè comunque c'è una professionalità che va rispettata, è un servizio che ci deve comunque stare, a cui poi se uno ha del tempo a disposizione e la voglia di aiutare in base al proprio tempo che ha, che può essere di un'ora o può essere di 5 ore, questo lo decide la persona, lo dedica, ma ed è su base appunto volontaria, quindi non puoi fare affidamento su un volontario, non puoi demandare tutto al volontario, perché giustamente, come dici tu, c'è la sua vita, il suo lavoro. Ok. Allora, io vorrei provare, se insomma la regia mi assiste, a rimandare il video.
sperando che abbiamo risolto i nostri problemi. Proviamo a vedere se va, perché è molto bello, quindi mi piacerebbe che si vedesse per bene. Molto profondo nell'economia mondiale, ma in particolare nel nostro paese. In meno di un anno l'occupazione italiana è stata stravolta, comportando nuove condizioni di lavoro e la conseguente crisi di moltissimi settori. Il mercato del lavoro è al momento fortemente danneggiato dalle conseguenze del Covid. Il quadro presentato dall'ultimo rapporto Istat ha evidenziato la diminuzione degli occupati e l'aumento degli sfratti. Ok, sono sicura che non finiva così, ma si è interrotto a un certo punto, oggi proprio niente, va bene. Era comunque verso la fine, quindi mancavano i credits, giuro che li facciamo vedere. Intanto è molto... Vi faccio ancora i complimenti perché è veramente fatto bene il video, cioè restituisce proprio un'immagine della situazione attuale, siete stati molto molto bravi. E infatti arrivano anche i commenti del video. Si ringrazia ovviamente anche Antonio Moroso che ha fatto appunto, ci ha aiutato molto nel montaggio con il video, è un ragazzo che sta in classe nostra, è molto bravo. Bene, bene, complimenti a tutti, assolutamente. Ok, quindi direi che possiamo andare avanti. Allora, la prossima tematica di cui volevamo parlare è quella dell'architettura ostile. Infatti, in questi anni si sta diffondendo sempre di più questo fenomeno, che è un tipo di architettura che ha come scopo quello di impedire la sosta dei senza tetto nei luoghi pubblici come parchi, ponti, eccetera. Allora, io penso che, come in tutte le soluzioni, ci sia del buono e del cattivo in questa situazione. Penso che le intenzioni di questo fenomeno potrebbero sembrare buone, perché comunque questo tipo di architettura non solo impedisce di dormirci sopra, nel caso dei senza tetto, ma anche di compiere atti vandalici, come ad esempio graffiti inopportuni oppure lo spaccio, che purtroppo nelle strade di Napoli sia l'uno che l'altro sono molto molto frequenti. E secondo me è stato appunto progettato per mantenere pulita comunque l'immagine della città e migliorare la qualità della vita, però impedendo i crimini, non tanto per estetica, ma anche per, soprattutto per i crimini. Ok, ci sono anche altre immagini, se magari andiamo avanti, facciamo... Ecco. Questa è una panchina? Sì. Per evitare che ci dormano. Ok, vediamo anche.
Esatto. Sì, queste cose del genere, insomma, le vediamo anche dalle nostre parti, sulle panchine pubbliche, oppure vicino alla stazione, oppure anche in alcuni piccoli, che ne so, le soglie delle serrande, quel piccolo spazio, anche i privati stanno mettendo dei dissuasori, insomma, delle cose di ferro per evitare di sedercisi sopra, insomma, o di accamparsi sopra. Quindi Laria diceva, io penso che lo scopo per cui siano state create non sia del tutto uno scopo cattivo, insomma. Cioè, sono state create Sì, come però cose. comunque la gente poi si andrà ad accalcare sui marciapiedi oppure sotto ai ponti. Per cui si parla comunque dello stesso problema di prima, anche per quanto riguarda appunto il fatto che comunque riguarda sempre e solamente una cosa di estetica. Per quanto sì, si speri che comunque non siano cose fatte, diciamo apposta per evitare che appunto i senza tetto ci si siedino oppure ci dormano, eccetera. Comunque l'idea già dell'esistere appunto di questa panchina oppure questi appunto questi come dire queste specie di monumenti, evitare appunto che delle persone ci si vadano a sedere è già riguarda già sempre l'estetica. Comunque, per cui, comunque, seppure sono state fatte per quel motivo, non si va comunque a risolvere il problema alla base. E ripartiamo al discorso di prima. Poi io, se posso aggiungere una cosa, al di là dello scopo col quale sono state create, che magari potrebbe anche essere uno scopo, come dire, nobile, io li trovo veramente molto crudeli, se ci penso, guardandole così inizialmente. Non lo so. Personalmente non ci trovo neanche nulla di bello esteticamente, cioè se proprio vogliono parlare di estetica, di immagine della città, cioè, mandano un messaggio tutt'altro che bello, penso, cioè, non hanno nulla, sono molto rudi, molto crudi. Ostili, ostili, come Ostili. è proprio quello il termine, effettivamente. Sì, sono proprio ostili. E d'altronde voglio dire, questo è sempre un altro di quei modi che diciamo, no? Eliminare il problema. Cioè, io ci piazzo una roba di cemento, così sono sicuro che nessuno ci viene. E magari invece puntare, che ne so, su rafforzare un'equipe di educatori di strada o di operatori di strada che possono andare ad intercettare le persone, aprire dei servizi, finanziare dei servizi sul territorio, che siano dormitori, che siano case di pubbliche di accoglienza, insomma, come al Diciamo solito. che questo tipo di architettura non si interessa ad aiutarli, nel senso semplicemente vogliono trovare una soluzione per cacciarli via, invece non si parla di aiutare, quindi magari anche di, per l'appunto come stava dicendo voi, di cercare di creare un'organizzazione che magari raccoglie tutti questi senza tetto e dice, ehi, invece di stare qui per strada, vieni con me in questo rifugio. Invece loro l'unico interesse che hanno, per paura che comunque venga etichettata la propria città, perché comunque tutte quante le città vogliono passare per anche buone dal punto di vista economico, che la loro economia vada avanti per bene, non vogliono che la loro città quindi venga etichettata per questo. Sì, al di là dell'etichetta, anche della questione estetica, come state dicendo, chiaramente è proprio anche, come diceva prima Luca, una questione proprio economica, no? Mi costa molto di meno una sacchetta di cemento per mettere quattro cose appuntite, che chiaramente aprire un centro, trovare dei posti letto, pagare degli operatori, formare degli operatori, investire sul territorio, in risorse, gente che ci lavora e mettere in moto tutta una macchina, chiaramente quello è Penso molto. che tipo, già si potrebbero semplicemente, ci si potrebbe approfittare magari di luoghi, di edifici abbandonati e dargli una nuova vita, però per l'appunto non servirebbero comunque del denaro, però di meno sicuramente, anche perché comunque non è che si deve creare un castello, bisogna semplicemente mettere a disposizione di un letto e basta. Cioè. Questa Però è una. comunque intanto
il risparmio non è mai guadagno, come dice un vecchio detto, il risparmio non è mai guadagno, e quindi bisognerebbe pensare, essendo che sono anche loro cittadini, essendo che sono anche loro esseri umani, a dargli comunque una vita dignitosa, e invece di pensare al risparmio, pensare anche un po' ai bisogni, invece di spendere magari soldi in cose più inutili. Assolutamente, assolutamente sì. D'altronde, voglio dire, questa mi sembra un'ottima proposta, un'ottima idea. Sul territorio italiano, per dirne una, abbiamo tantissimi edifici pubblici o a vocazione pubblica che non vengono più utilizzati, che sono abbandonati, così come abbiamo un numero elevatissimo di edifici confiscati alle mafie, che possono essere messi magari a bando di enti che si occupano appunto del terzo settore, e che possano creare dei centri, possano gestire insomma dei centri di accoglienza, ma anche semplicemente degli sportelli dove le persone possano avere un attimo per riposare, per fare una doccia, per avere acqua calda, per poter avere un cambio d'abito, una lavatrice, vestiti puliti, insomma anche questo è importantissimo, perché al di là proprio della questione di non avere un letto, una casa, un tetto, significa non avere un posto dove potersi lavare, significa non avere un posto dove poter caricare il cellulare, banalmente, no? Per poter essere in contatto con qualcuno, cioè dalle cose, oppure significa svegliarsi, dormire malissimo, perché dormire per strada penso che sia una cosa incredibile, con la paura che ti possano aggredire, che ti possano rubare le poche cose che hai, con la paura che qualcuno, ecco, le forze dell'ordine possano cacciarti via, quindi non riposi mai, devi abbandonare comunque quei pochi posti dove magari la sera non ti dicono niente perché sono meno frequentati, poi la mattina li devi immediatamente abbandonare perché poi bisogna pulire tutto, no? E quindi devi, non hai più dove stare, devi svegliarti all'alba e devi vagare per avere un posto. Dico, al di là proprio delle strutture di accoglienza, anche creare molti più presidi sul territorio che possano dare un ristoro o un primo aiuto a queste persone per i bisogni primari, essenziali, che riguardano la sfera della dignità, appunto, come state dicendo. Rosa gli dice, per poter organizzare posti abbandonati per dare un tetto a chi ne ha davvero bisogno. Sì. Poi, vabbè, abbiamo parlato del fatto che comunque in questi giorni a Rimini c'è stata appunto una manifestazione promossa da alcune associazioni che appunto si occupano dei diritti dei lavoratori, e appunto la manifestazione aveva come obiettivo appunto di riportare all'attenzione appunto l'emergenza abitativa aggravata dalla pandemia. Infatti molte persone appunto per via della pandemia, avendo perso il lavoro e non avendo appunto possibilità di poter pagare l'affitto o di poter comprare una casa o di poterla avere semplicemente la casa perché non possono pagare le bollette non appunto guadagnando nulla, diciamo si è voluto riportare appunto il problema a galla, e per cui si sta mettendo molto in rilievo appunto questo problema, e più che altro appunto essendo in periodo di pandemia si cercano appunto dei metodi per poter appunto aiutare le persone, come abbiamo detto prima ci sono appunto degli enti dei volontari o comunque delle associazioni che si occupano appunto di aiutare le persone, di garantirgli il pranzo, la cena, di garantirgli del cibo, quindi, e comunque di poter sopravvivere, perché poi alla fine lì non si può parlare più di una vita. Cioè, se si dorme in mezzo a una strada e non si ha nemmeno possibilità, perché anche poi sui senza tetto o comunque sulle persone che vivono in strada ci sono anche molti pregiudizi, molti stereotipi, per cui non ci troviamo nemmeno in un paese che ha l'apertura mentale adatta per poter capire determinate cose. Se anche se ne parla, non tutti capiscono la gravità della situazione. Per cui l'unica cosa che si può fare magari è affidarsi appunto a questi enti che gratuitamente aiutano le persone. Certo, c'era un commento che volevo leggere di nuovo da Sirio, dice: sono molto d'accordo con Ilaria, secondo me la sua è la prospettiva giusta, stiamo parlando di cittadini e come tale le decisioni di spesa pubblica devono tenere conto di questo status, al pari di tutti i cittadini. Assolutamente sì, siamo tutti persone, siamo tutti umani, dobbiamo avere tutti pari dignità,
perché se davanti alla legge dobbiamo essere tutti uguali, dobbiamo essere uguali nella vita, non solo nei doveri ma anche nei diritti. Certo, d'altronde nell'articolo 2 della Costituzione italiana, dove sono sanciti i diritti inviolabili dell'uomo e del cittadino, ci sono anche i doveri, cioè il dovere di solidarietà sociale. Quindi voglio dire, cioè, il Stato ha il dovere. Sì, ma anche perché comunque siamo nel 2021, quindi non possiamo permetterci ancora di discriminare le persone. Cioè, ormai non siamo più nel Medioevo, dobbiamo avere una mentalità molto più aperta. Infatti, penso che comunque, almeno credo che noi giovani possiamo essere, diciamo, giudicati per tante cose. Ad esempio, siamo giudicati per la situazione del virus. Che siamo noi la causa per cui ci ritroviamo, una delle fondamentali cause per cui ci ritroviamo così in questa condizione così problematica, però penso che in realtà noi giovani in futuro saremo molto meglio di generazioni passate, saremo molto più aperti alle persone, alla diversità delle persone, quindi ok essere giudicati, ma fino a un certo punto, perché siamo molto più, cioè non dico che siamo molto più capaci, però siamo meglio di quello di cui ci giudicano, di come ci Io giudicano. sono assolutamente convinta di questo. Non è una frase fatta, io sono assolutamente convinta di questo. Penso che spesso quello che viene rivolto a soprattutto la vostra fascia d'età siano cose superficiali dovute anche al pregiudizio. Stesse persone, cioè essere giovani non è una colpa, anzi, anzi. Diciamo che siamo ritenuti nulla facenti, ma allo stesso tempo siamo quelli che cioè, ci troviamo in questa situazione, cioè nella nostra epoca in cui è l'era dei social media e possono essere giudicati negativamente i social media, ma comunque noi ci stiamo impegnando per utilizzarli al meglio, questo intendevo dire. Poi vorrei aggiungere una cosa, è vero che noi come giovani siamo assai giudicati, ci sono tanti stereotipi e tante cose che le persone magari hanno da dire su di noi o magari molte colpe che ci vengono anche un po' addossate, ma nelle generazioni passate pure sono stati fatti tantissimi errori, per cui se adesso ci ritroviamo magari con determinati problemi, come magari come ho parlato, cioè come ho detto prima, la chiusura mentale verso determinati argomenti non è dovuto sicuramente a noi, cioè per nulla. Sì, sono assolutamente d'accordo. Tra l'altro è un po' fuori tema questa cosa, però ci sono alcune ordinanze che sono state fatte, soprattutto nel periodo del lockdown, dopo la prima ondata, insomma all'inizio della seconda, che vietavano in alcuni comuni ai giovani di uscire da soli. Dai, quindi c'è Sì, una scusa. anche nel comune di Fratta è stata fatta, nel comune di Fratta che i giovani senza documento, cioè che avevano meno di 18 anni, non potevano uscire da soli. Ma a me sembra, non so, non mi sembra tanto Anche perché giusto. alla fine penso che cioè, ci sono giovani che non si comportano bene in questa situazione, però alcuni sono anche molto più responsabili rispetto ad alcuni altri adulti. Quindi, Certo. comunque, questa era una piccola parentesi su noi giovani. Però riprendendo la tematica di cui stava parlando Luisa precedentemente, io mi sono, diciamo, più o meno informata su ciò che si cerca di mandare avanti a Napoli, nella nostra provincia, per aiutare senza tetto. Ad esempio, sono nate tante associazioni oppure reti di volontariato, e ad esempio ci sono anche vari parroci delle varie chiese di Napoli che cercano di aiutare. Ad esempio, ho trovato Padre Gabriele della mensa di Piazza Garibaldi che cerca di chiedere a più fedeli della sua chiesa di poterlo aiutare nel portare i pasti caldi nelle stazioni o nelle gallerie per strada dove si trovano i senza tetto, o anche chiedere l'aiuto di raccogliere magari del cibo in più oppure una tenda in più per fare accampare i senza tetto, o ancora farmaci, e poi in più sempre
parlando dei social media, pure in questo caso vengono utilizzati per un buono scopo, ovvero su Facebook è stata aperta una pagina che è chiamata Responsabilità Popolare Emergenza Senza Dimora, dove per l'appunto possono essere messi degli annunci per richiedere beni di prima necessità, oppure c'è chi proprio scrive ho a disposizione questa cosa e la mettono a disposizione per i senza tetto. Bene, bene. Sì, questo è molto importante, insomma, informarsi, informare le persone che vogliono più o meno dare una mano o quantomeno vedere la situazione in maniera anche un po' più complessa, no? Al di là di quello che magari ci possono raccontare i media o quando si parla di questo tipo di problematica. Ok, ragazzi, il nostro tempo a disposizione è finito. Io però volevo chiudere rimandando il video perché non mi è piaciuto che sia bloccato. Voglio dare dignità al lavoro delle persone. Vi siete impegnati a realizzarlo, quindi è giusto che si veda tutto, compreso i crediti, perché l'avete pensato così. Però io quindi vi saluto qui intanto e vi ringrazio per essere stati con noi e per aver partecipato a questo progetto. È stato molto interessante. Grazie a te. Grazie anche a voi. E niente, vi saluto e saluto anche i nostri, insomma, chi ci sta guardando e vi do appuntamento a domani con l'ultima diretta del progetto Il Gatto e la Volpe con un'altra classe e con un altro diritto negato. Quindi ci salutiamo e chiedo a Francesco, insomma, alla regia di mettere in coda il video, dopodiché, di chiudere la diretta. Grazie a tutti e buon pomeriggio. Anche a voi. Arrivederci. E niente. Niente, ragazzi, vi volevo far vedere questo video e purtroppo non ci riusciamo. Credo che ci sia un problema proprio tecnico per cui non si riesce a farlo vedere tutto quanto. Chiedo scusa comunque a tutti e a chi l'ha fatto, e vi faccio ancora i complimenti. Grazie mille e arrivederci a domani.